specializzata che si occupa vi ringrazio di cultura e di turismo. E oltretutto c'era il sciopero di una gran parte dei poligrafici, quindi non sono usciti gran parte dei giornali, e quindi abbiamo ritenuto opportuno oggi, mentre si sta completando, come avviene sempre, la scrittura delle singole norme e nell'incrocio tra le diverse competenze che poi portano alla pubblicazione del decreto. Sarà un lavoro molto breve. Abbiamo pensato che fosse utile riepilogare le norme, anche perché ieri ne sono uscite una parte, quelle che hanno fatto più notizie, magari spiegarvi bene cosa c'è esattamente nel decreto, come funziona, per rispondere alle domande. Qui ci sono il segretario generale, il capo dell'ufficio legislativo, il dottor Stefano Ceci e il dottor Lorenzo Casini, che sono i miei consiglieri, che hanno dato una mano molto importante nella scrittura delle norme, sia sulla cultura che sul turismo. Quindi possiamo rispondere alle domande. E naturalmente quello che chiederemo è di più possibile dare un'informazione su un provvedimento che io non voglio fare adesso discorsi retorici, però davvero è un provvedimento che cambia radicalmente e positivamente molte cose del settore cultura. Sono misure urgenti, come abbiamo detto ieri in conferenza stampa e come ha ripetuto questa mattina il Presidente del Consiglio, anche secondo le procedure che questo governo positivamente ha cercato di introdurre e vuole seguire, cioè arrivare ai provvedimenti attraverso un procedimento di consultazione. Queste sono le misure urgenti, non sto a dirvi quanta urgenza c'è sulla tutela del nostro patrimonio monumentale e artistico, ma sono un primo passaggio di un disegno più complessivo che porteremo nella forma di un disegno di legge appena terminato, un percorso di consultazione dei vari mondi che si occupano di cultura. La competenza di questo Ministero, come sapete bene, è di una vastità assoluta, allargata ulteriormente dopo l'accorpamento della delega del turismo, quindi un disegno organico sul settore che esca dal frutto di una consultazione e che, ad esempio, introduco al principio che noi abbiamo un codice dei beni culturali, abbiamo normative variegate e collocate in luoghi diversi rispetto alle attività culturali, mentre il Ministero è il Ministero dei beni e delle attività culturali. Quindi c'è l'idea, lo faremo le prossime settimane, nei prossimi mesi, un'idea di accorpamento in un unico disegno. Nel provvedimento però ci sono alcune cose davvero che segnano un profondo cambiamento e finalmente una profonda modernizzazione, soprattutto nel rapporto pubblico-privato, che ha attraversato, io credo di averlo detto appena arrivato, ha attraversato in un modo un po' tardo ideologico il dibattito sul pubblico-privato, con due posizioni che sono state entrambe rese caricaturali, cioè come se da una parte ci fosse stato chi pensava che non ci può essere nulla di privato che sfiora il patrimonio artistico, monumentale, storico italiano perché lo dissacra, e dall'altra parte un'uguale caricatura e chi pensava mettiamo tutti in mani privati. In realtà, su diversi incontri e dibattiti che ho fatto, nessuna delle due posizioni è mai stata così caricaturale. C'è un dibattito che è giusto fare, che si farà sulla sponsorizzazione, sulla gestione privata, è tutto giusto, ma sulla cosa più, che io ho sempre considerato ovvia e elementare, sul mecenatismo, gli atti di liberalità, le donazioni, incontrare su questo una resistenza mi è sempre parso assolutamente incomprensibile. Aggiungo anche, a scanso di dubbi e di equivoco dei messaggi, la vastità del nostro patrimonio rende impossibile, perché io temo sempre che nella semplificazione dei messaggi comunicativi poi esca qualcosa di distorto, è impossibile immaginare che i privati si occupino integralmente della tutela del nostro patrimonio. I privati possono integrare, ma le risorse devono essere pubbliche e continueranno a essere pubbliche. E io personalmente continuerò a battermi non solo perché non ci siano tagli, come da qualche tempo positivamente avviene, ma perché ci siano più risorse. I privati possono utilmente integrare, ma mai sostituire un intervento che, sapete, adesso non sto parlando di tutti i tagli che ha avuto il Ministero negli anni, che deve restare nelle mani dello Stato, nelle mani del pubblico. Però un dibattito, se positivo o meno, è veramente assurdo. Con questa norma noi ci mettiamo davanti in Europa,
Io sono particolarmente felice che questo provvedimento sia all'inizio, subito prima dell'inizio del semestre di presidenza italiana. Sono stato martedì scorso a Bruxelles nel passaggio di consegne tra la presidenza greca e la nostra, e uno dei temi centrali che sarà al centro del nostro semestre di presidenza sarà proprio il patrimonio, oltre che tanti altri argomenti, ma sarà proprio il patrimonio. E tutti i rappresentanti dei governi, i ministri che hanno parlato, hanno messo dentro anche questo elemento del rapporto con i privati. Qui ci mettiamo di fianco alla Francia, cioè in prima fila, con una norma, vi dico come funziona, che è una norma davvero che peraltro si applica automaticamente, non ha bisogno di regolamenti attuativi, quindi non è che ci vorranno i mesi, si annuncia la norma e poi entra in vigore, entrerà in vigore col decreto, e che consente a un privato o a un'impresa, indifferentemente, che decidono di donare 100 euro o 1 milione di euro o 5 milioni di euro, non c'è un limite né in salire né in scendere, c'è solo un limite, adesso ve lo spiego, ma non c'è un limite rispetto alla singola donazione di importo, che decidono di donare una somma per interventi, lo chiarisco, sul patrimonio, non parliamo di finanziare un festival o un'attività culturale, parliamo di interventi sul patrimonio pubblico, quindi non solo dello Stato, anche dei comuni. Avete visto ieri i sindaci come hanno salutato questa norma, come è importante, perché parliamo di interventi sul patrimonio pubblico, musei, biblioteche, beni monumentali, purché siano, lo semplifico nel linguaggio, di investimento, quindi sul patrimonio. Il privato, l'azienda che fanno una donazione finalizzata a questo, avranno un credito d'imposta del 65%, che verrà utilizzato in 3 anni. Altro grande passaggio, perché tenete presente che l'ecobonus, che ha un 65% sulle ristrutturazioni edilizie con efficientamento energetico, e che è stato un successo strepitoso, è in 10 anni, qui in 3 anni, con un limite d'importo altissimo, che è il 15%, voi mi fermate se mi sbaglio, è il 15% dell'imponibile per le persone fisiche, e quindi siccome parliamo dell'imponibile per le persone fisiche, il 15% è una mega donazione, o del 5% dei ricavi, del fatturato dei ricavi, 5 per mille, delle imprese. Anche questo capite che è un limite molto alto, il limite annuale. Chi fa una donazione di questo tipo lo può portare immediatamente in detrazione, in credito d'imposta l'anno successivo, o le imprese anche più frettolosamente, perché ci sono i versamenti mensili in compensazione delle diverse imposte. E tutte queste donazioni avranno un criterio di trasparenza, perché la norma prevede che debbano essere comunicate mensilmente qua al Ministero e che vengano pubblicate sui siti istituzionali delle diverse istituzioni, perché bisogna che le istituzioni certificano che se ricevono 10.000 euro per restaurare quel quadro, viene utilizzato effettivamente per restaurare quel quadro, e quindi c'è una garanzia di trasparenza e di finalizzazione. Io credo che questa sia una misura importante per la cultura, ma anche importante per la crescita del paese, perché come si è visto per gli ecobonus, si fanno lavorare imprese, si mette in movimento lavoro, entra IVA, e quindi è una misura molto positiva, e io davvero voglio ringraziare tanto ovviamente la Presidenza del Consiglio, ma anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che in questo caso sapete che viene sempre rappresentato come il Ministero che resiste, in questo caso sia la Ragioneria dello Stato che il MEF hanno capito l'importanza della norma e hanno collaborato positivamente. Ho letto dichiarazioni di precedenti ministri che hanno espresso un certo rammarico per non essere riusciti a portare apprezzamento per la norma di vario colore, rammarico per non essere riusciti a farlo loro. Io li ringrazio tutti, perché so che hanno fatto questa battaglia, è stato possibile anche per la spinta che è venuta negli anni passati. Seconda norma, adesso sono raccolpate per argomenti. Grande progetto Pompei, noi abbiamo preso l'impegno, l'ho ribadito io martedì, che lavoreremo al massimo per rispettare i tempi, c'è un ritardo enorme, purtroppo. Ritardo enorme che deriva non adesso ma dai decenni passati. Vogliamo mantenere gli impegni con l'Unione Europea, che hanno tante risorse e tempi,
Per aiutare questo sono previste alcune norme di accelerazione, sempre con tutte le garanzie di legalità, e norme finalizzate solo a Pompei, all'utilizzo dei fondi comunitari, che consentono un'accelerazione dei lavori sui tempi, sempre garantendo tutte le garanzie di trasparenza e di legalità. E c'è anche la norma che consente di, siccome c'è un ritardo nella progettazione, e i lavori possono andare avanti se sono finite le progettazioni dei famosi 105 milioni dell'Unione Europea, l'assunzione straordinaria di 20 persone a tempo determinato che accelereranno i lavori di progettazione e ci consentiranno, insomma, di correre, perché su Pompei bisogna correre. C'è una norma che riguarda la legge di Caserta, è stata oggetto di polemiche, perché naturalmente non è una critica a voi o al mondo politico, però si parla delle cose solo quando c'è un fatto negativo. È crollato purtroppo un pezzo di tetto, sembra che tutto il mondo si sia accorto che esiste la legge di Caserta. La legge di Caserta è un patrimonio straordinario che vive una situazione paradossale, perché di quello straordinario edificio il 20% è al mio ministero, con una destinazione museale. Il 75-80% ha tutt'altre destinazioni: l'aeronautica militare, la scuola di pubblica amministrazione, la sede del rettorato dell'università, i ROS, i NAS, la polizia, c'è di tutto. Allora è evidente, e da questo punto di vista c'è un'altra norma che cito adesso, anche se nel foglio la troverete dopo. Noi dobbiamo recuperare quella capacità che hanno avuto altri paesi, a cominciare dalla Francia, di fare delle grandi scelte per il paese. Certo c'è l'intervento, l'ordinarietà, il museo, il restauro, il recupero, ma servono alcuni grandi progetti nazionali su cui mettere risorse e farli diventare veicoli di crescita, di valorizzazione turistica. Alcuni grandi progetti, capite perfettamente che la Reggia di Caserta è uno di questi, se si recupera la capacità di ragionare sulle intere potenzialità della Reggia di Caserta. Poi, come ha detto il Ministro della Difesa, queste cose le abbiamo ragionate insieme, il tema che l'aeronautica resti a Caserta è assolutamente sacrosanto, non è detto che debba restare nella Reggia di Caserta. Ci sono altre, c'è una caserma nuova appena costruita, ci sono altri immobili, insomma lavoreremo. Per accelerare queste procedure, anche perché avendo 8 amministrazioni, io avevo scoperto che queste 8 amministrazioni, pur essendo quasi tutte pubbliche, non avevano nemmeno un'assemblea di condominio, come avviene in un normale condominio, ognuno gestiva il suo pezzo indipendentemente dagli altri, senza mai vedersi. Abbiamo introdotto la figura di un commissario che avrà un potere sovraordinato rispetto agli altri, che entro 6 mesi dovrà presentarci un progetto di riutilizzo dell'intera legge di Caserta ed anche di destinazione delle altre istituzioni che hanno una sede lì, sapendo che la Reggia di Caserta deve essere utilizzata interamente per la sua destinazione culturale museale, con una pagina bianca, forse quella della propria. La lirica. Il decreto Valore Cultura, il decreto Brai, aveva previsto un intervento per le fondazioni lirico-sinfoniche. Si immaginava che aderissero 2 o 3 in crisi, hanno aderito in 8. Secondo le procedure previste dalla legge hanno presentato piani di risanamento, che sta vedendo il commissario Pinelli. La somma dei piani di risanamento era molto superiore ai 75 milioni del fondo rotativo previsto da, cito il modello francese, di individuare ogni anno alcuni grandi progetti nazionali, non a caso Pompei si chiama Grande Progetto Pompei, alcuni grandi progetti nazionali che si tolgono dalla ordinarietà e diventano un investimento del sistema paese, perché sono grandi contenitori con grande potenzialità di attrazione e valorizzazione turistica, di zone del paese. Ho citato Caserta per capirci, ma capite che parliamo di 1 o 2 interventi all'anno, a seconda delle risorse, che diventano grandi progetti nazionali. E per questo c'è una norma che riporta al 3% delle risorse aggiuntive alla cultura, le risorse aggiuntive di quelle spese per le opere pubbliche. E c'è una norma che quantitativamente può sembrare piccolo, ma che io trovo politicamente molto importante. Noi siamo un paese che è concentrato nell'amministrazione locale, in quella nazionale, quasi esclusivamente sui centri storici, perché la bellezza dei nostri centri storici ci porta a concentrare tutto lì. Abbiamo milioni e milioni di persone che vivono nelle periferie urbane, che sembrano inesorabilmente condannate
vivere una situazione in cui è impossibile la riqualificazione. Qui il contributo che abbiamo dato, poi c'è un ragionamento che faremo come Ministero, è che 3 milioni all'anno verranno messi a disposizione dei comuni che finalizzano attività culturali nelle periferie e non in centro. Significa che se un comune si fa un festival del jazz in centro, se lo paga. Se fa un festival del jazz in una periferia urbana, gli diamo un contributo. Ci sono, ieri non è uscita, delle misure importanti, le volevamo, per finalmente fare arrivare giovani nel settore della cultura, fino a 29 anni, negli istituti e nei luoghi della cultura, parliamo in questo caso di laureati, di storici dell'arte, cioè con competenze specifiche. Passiamo, poi torno indietro, alla parte turistica. Questo l'avete visto, c'è un tax credit molto importante sulla digitalizzazione delle strutture ricettive. Noi abbiamo, non sto a dirvi delle potenzialità enormi che ha il nostro paese, io ho visto i dati recenti, siamo andati al quinto posto, siamo al primo posto come desideri di tutti i nuovi turismi mondiali, cinesi, russi, il primo desiderio è venire in Italia. E non abbiamo, non è soltanto un problema di promozione, è un problema di strutture ricettive e di digitalizzazione. Il turismo è il settore su cui in assoluto c'è stata la maggiore digitalizzazione. L'e-commerce sul turismo è oltre tutti gli altri settori. Penso che ognuno di voi che si organizza un viaggio non va più nell'agenzia o nella sede estera dell'ENIT per chiedere di farsi organizzare un viaggio, ma va su internet e si organizza il viaggio. Noi abbiamo un ritardo enorme in materia di digitalizzazione, quindi qui prevediamo un credito d'imposta del 30% fino a 12.500 euro per le imprese turistiche che investiranno sulla digitalizzazione, cioè prenotazione online, siti degli alberghi, marketing, tutto ciò che può essere in materia di digitalizzazione delle strutture ricettive. Insieme a questo, non so dove l'avete messo, c'è un credito d'imposta del 30% per le spese sostenute dagli alberghi per la loro riqualificazione e per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Noi abbiamo un'infinità di alberghi di uso le stelle che ormai nessuno più usa, per capirci, una, due, tre stelle che hanno bisogno di una riqualificazione, che se riqualificati potrebbero diventare invece un'offerta differenziata dal meccanismo standard delle grandi catene alberghiere. Qui mettiamo un incentivo per le ristrutturazioni che non valeva l'ecobonus perché era per le persone fisiche, qui lo mettiamo se è finalizzato alla riqualificazione. Quindi per gli alberghi e le strutture ricettive incentivi alla digitalizzazione e alla ristrutturazione. C'è un piano per la mobilità turistica su cui lavoreremo e dentro questo piano un progetto in cui io credo molto, perché l'Italia ha infinite potenzialità turistiche, se sappiamo lavorare sulla valorizzazione della diversità della propria offerta turistica. In questo caso noi prevediamo sia una misura di carattere ordinamentale, che tutte le infrastrutture che riguardano più regioni, parlo di lunghe piste ciclabili o di lunghi percorsi, che oggi cito fra tutti il bellissimo progetto Vento, della ciclabile da Venezia a Torino, che però dovendo attraversare 4-5 regioni, 20 province, decine di comuni, incappa in questo meccanismo. Prevediamo che con una conferenza di servizi guidata dal Ministero della Cultura e del Turismo si possano, insomma, mettere attorno a un tavolo tutti quelli che possono essere coinvolti in un progetto che richiede la solidarietà, perché gli argini del Po, come prevede il progetto Vento, non possono essere visti a segmenti, ci vuole un'unità di progetto. Quindi c'è lo strumento e c'è anche una norma che consente di utilizzare tutte quelle fantastiche strutture che sono le case cantoniere, vuote, patrimonio incredibile, le vecchie stazioni dismesse, i fari, cioè tutte quelle patrimonio del demanio che anziché essere venduto possono diventare dei veicoli incredibili per costruire dei percorsi turistici come ciclabili, pedonali. Pensiamo a Santiago di Compostela, se noi avessimo strade che, come ci sono, ma non sono valorizzate, che vanno verso Assisi, le strade di Francesco, e lungo le quali tu, utilizzando il patrimonio del demanio con cooperative di giovani che lo gestiscono, utilizzi la casa cantoniera, la vecchia stazione, l'immobile del comune dismesso. E motociclistiche,
Pensate alla Route 66 negli Stati Uniti, perché noi non possiamo usare i passi appenninici, quei percorsi straordinari che una volta venivano usati e oggi sono deserti, per fare degli itinerari turistici. Differenziare l'offerta. C'è una norma importante che chiedevano le guide turistiche, che proroga il termine in modo da darci tempo di definire la lista dei siti nei quali non potranno venire guide straniere, come prevede la normativa europea, ma soltanto guide che hanno una specifica professionalità, quindi senza violare le norme europee, ma identificando l'elenco dei siti in cui serve una professionalità specifica. Ci sono molte semplificazioni nel settore dei musei. Quella che ho visto ieri in rete è piaciuta di più: uno potrà andare col suo smartphone e fotografarsi, farsi un selfie o fotografare un quadro, purché non ci sia un utilizzo commerciale, non c'è più ragione di avere un divieto. Naturalmente, se sono foto fatte senza fine di lucro, può andare e fotografare, tanto viene fatto lo stesso, anche se ogni tanto senti una mano sulla spalla che ti richiama che non si può fare. Ci sono delle norme di semplificazione in materia paesaggistica, che sono le prime cose rispetto al disegno complessivo di riforma del codice dei beni culturali. Ci sono delle facilitazioni di accesso ai documenti e alla consultazione presso gli archivi dello Stato, in particolare i documenti degli organi giudiziari e amministrativi si potranno vedere dopo 30 anni anziché dopo 40. Ci sono delle norme sulle imprese turistiche che rendono molto minori gli adempimenti burocratici sull'imprenditorialità turistica. C'è una norma che consente di mantenere presso il Ministero della Cultura il personale comandato della scuola, che sarebbe dovuto rientrare senza che la scuola abbia come utilizzarlo, mentre è personale che da qualche anno è utilizzato nei musei per fare compiti importanti. A questo abbiamo legato una norma molto importante e credo molto sensata: siccome siamo un sistema, uno Stato che ha amministrazioni con personale in esubero, che non riesce più ad utilizzare per determinate funzioni, e musei che non vengono, in cui le sale non vengono aperte perché non si riesce a rispettare il parametro custodi sale, prevediamo una norma che consenta la mobilità interna da un settore all'altro dello Stato per poter avere un po' più di personale presso i musei. Sempre sui musei è introdotta la possibilità, con il decreto del Ministro, di rivedere con maggiore facilità la creazione di poli museali o di sovrintendenze speciali dotati di una loro autonomia, e questo andrà dentro il discorso complessivo di ridisegno del Ministero, e l'introduzione di una figura, chiamatela manager, chiamatela amministratore unico, che affianchi il sovrintendente, che quindi non tocchi niente delle competenze scientifiche delle sovrintendenze, ma che soprattutto nei grandi poli museali ci metta un di più di conoscenza nella gestione del marketing, che non è un'offesa per la cultura, della valorizzazione, dell'utilizzo dei servizi aggiuntivi, quindi l'introduzione, soprattutto nei grandi musei, grandi poli museali, di questa figura. Ultima norma, e l'ultima sì, la trasformazione, lo scioglimento, la liquidazione di Promuovi Italia, società controllata dall'Enit, le cui competenze vengono accorpate nel nuovo Enit, che cambia radicalmente funzione e struttura, conserva il nome glorioso, viene nominato un commissario che avrà 6 mesi di tempo per presentare il nuovo statuto. Il nuovo statuto sarà uno statuto che includerà fortemente le regioni in attesa della riforma del titolo V. Vogliamo che la governance sia condivisa, io ho avuto incontri con il Presidente Errani, con le diverse regioni, perché dobbiamo chiudere per sempre questa cosa folle per cui fuori dai confini europei, nelle grandi fiere o nella promozione, c'è la singola regione e non c'è il sistema paese. Ormai il turismo viene in Europa, non viene neanche più in Italia. Parlo dei grandi flussi turistici nuovi, non quelli interni all'Europa. Vengono in Europa, non vengono in Italia, e noi ci presentiamo con lo stand della singola regione. Spendiamo soldi di tutti i tipi. Bisogna portare, soprattutto dal punto di vista della promozione, tutti in una regia unica, in attesa della riforma del titolo V, lo faremo nella nuova Enit, quindi 6 mesi di commissariamento e poi nuovo statuto. Grazie. Se vogliamo aprire alle domande, dopo vi diamo ovviamente questi fogli che stanno stampando dettagliati, che
spiegano bene. Naturalmente io vi chiedo di insistere con i vostri giornali, con le vostre redazioni, perché lo sciopero di ieri non può aver annullato una notizia di questo tipo perché del giorno prima. Vale. No, vi chiedo soltanto la cortesia di presentarvi con nome e testata prima della domanda e poi ne raccogliamo un po' e poi rispondiamo. Prima Paolo Conti. Buongiorno Paolo.